Nuovi casi Covid e ricoveri in Sicilia al di sopra della media nazionale anche questa settimana, ma anche nell'isola la curva dei contagi è in calo. La provincia di Agrigento è al terzo posto in ambito regionale per nuove infezioni, ma dopo 3 anni il Covid è gestibile anche sul piano dei ricoveri. Per fortuna noi abbiamo pochissimi casi rispetto ad allora, giornalieri, e abbiamo in questo momento l'osservatorio epidemiologico che ci dice, osservatorio epidemiologico significa la regione, che ci dice che ancora nella nostra regione ci sono nuovi positivi, 64 ogni 100.000 abitanti, parlavamo allora di centinaia di casi, 300, 400 ogni 100.000 abitanti, ma i nuovi positivi rispetto alla settimana precedente continuano a ridursi. Quindi il concetto è importante, il Covid c'è ancora, i numeri non sono più quelli di una volta, noi rispetto all'Italia siamo messi, diciamo, abbastanza male. Perché questa differenza tra la zona rossa di oggi e la zona rossa di allora? La risposta è facile ed è erga omnes, significa per tutto il mondo, perché i vaccini hanno ridotto il numero di contagi e il numero di persone che stanno male. Allora, torniamo a noi. Nella nostra provincia quante persone stanno male? In questo momento ne abbiamo 8 in medicina, Covid Ribera, e 4 in terapia intensiva. Abbiamo visto anche come sono queste persone, che tipologia di persone ci sono, perché il nostro assessorato ci dice che le persone che sono ricoverate, alcune non sono vaccinate, ma ci dice un dato importante che noi abbiamo visto fra i nostri pazienti ricoverati, che sono ottantenni o ultra sessantenni in ogni caso. Noi abbiamo sulle 12 persone che noi abbiamo, se non ricordo male, l'80% di persone che sono degli anni 40 e 50, quindi siamo 80-70 anni circa. Quindi si conferma ancora il fatto che queste persone, quelli che hanno difficoltà e che quindi vanno in ospedale per patologie, sono le persone anziane, ma non solo per l'età, ma per le molte patologie che loro hanno. Il commissario dell'ASP di Agrigento Mario Zappia ha poi ricordato che da lunedì prossimo sarà attivato all'ospedale di Sciacca un nuovo servizio per i malati oncologici. Si tratta di uno specifico ambulatorio destinato alla nutrizione clinica. Le prestazioni saranno erogate previa prenotazione e impegnativa del medico curante che dovrà recare la dicitura visita oncologica per nutrizione clinica.